Buongiorno, CEO, benvenuti a tutti. Con malcelato orgoglio campanilistico possiamo dire che la festa della scienza e della filosofia ha raggiunto ormai una risonanza nazionale ed europea. Sottolineiamo con convinzione il titolo dell'avvenimento Polignate, Scienza e Futuro, che ricalca in pieno il significato che da sempre abbiamo voluto attribuire a questo percorso. La scienza, aspetto insostituibile della crescita e dello sviluppo. Registriamo con piacere che si allarga la schiera di coloro che si avvicinano all'idea della scienza come motore delle aspettative della gente e spinta trainante lo sviluppo e l'economia di un paese. È unanimemente riconosciuto e condiviso che chi investe sulla cultura, chi non investe sulla cultura è miope e destinato a non essere competitivo. Come è prevedibile però, ogni fenomeno estremamente complesso su cui intervengono svariati fattori che spaziano da quello economico a quello religioso a quello infrastrutturale può contenere scorie, distorsioni, ambiguità e generare confusione, incomprensioni e paure. La festa si preoccupa proprio di approfondire questo controverso aspetto dedicando uno spazio al vero e falso. Il vero e falso nella scienza può avere diverse motivazioni, alcune possono essere truffaldine, come alterare risultati per ottenere finanziamenti o per dare lustro a chi li produce, vedi il superamento della velocità della luce, vedi la fusione fredda. Altre, dovute alle difficoltà da parte dei non addetti ai lavori di comprendere messaggi, livelli di esperimenti, obiettivi divulgati da organismi non preposti o non sufficientemente preparati. Altre sottaciute, un esempio su tutti, il superamento del petrolio come propulsore da parte dell'idrogeno. Il dibattito su questo tema sarà illuminato dall'intervento del professore Carlo Cosmelli. Per curriculum professionale e tratti personali, il professore è sicuramente uno dei più qualificati per indagare gli aspetti posti sotto il riflettore. Per curriculum professionale perché è un fisico sperimentale che ha l'onore e l'onere di essere un cattedratico della Sapienza e di essersi confrontato ai più alti livelli sia europei che mondiali sullo studio delle onde e sulla computazione quantistica. Per caratteristiche personali, secondo le notizie pubbliche che si possono reperire, perché ha sempre cercato di alzare veli, raddrizzare storture e rendere più credibili aspetti di situazioni a volte non chiari. Prego, professore, la ringraziamo. Grazie. Grazie dell'applauso preventivo. Allora, adesso cominciamo questo piccolo racconto. Come si svolgerà? Si svolgerà così. Io alla fine vi darò spazio per domande e così via, però se intanto in mezzo avete qualche domanda non vi preoccupate, alzate la mano e proverò a rispondervi. Allora, questo è il titolo: tecniche di costruzione di un cittadino inconsapevole, comunicazione scientifica e paura. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo, che noi adesso parleremo di libertà, conoscenza e comunicazione. Visto che questo è un festival della scienza e della filosofia, io di base sono un fisico, però insegno sia ingegneri, la fisica hard, insegno anche filosofi, faccio un corso di principi di fisica per filosofi, e quindi sono a metà tra i vari campi. E allora cominciamo con una citazione filosofica tra la libertà e la conoscenza. Allora, Aristotele, è incredibile quanto nel 450 a.C. siano state scritte una serie di cose incredibili, cioè incredibilmente attuali. È chiaro che Aristotele la legge F uguale a MA non la conosceva, e alcune sue descrizioni del mondo dal punto di vista della fisica erano veramente sbagliate, però dal punto di vista dell'etica, della morale e così via, alcune cose sono superate.
cosa scrisse all'epoca? Scrisse questo, a proposito della libertà: un'azione è libera se nasce dall'individuo senza condizionamenti esterni. E qua siamo abbastanza d'accordo. È chiaro che se vi costringo a fare una scelta non siete liberi. Però spesso ci si ferma qua, e lui aggiungeva una cosa: a condizione che l'azione si fondi su un'adeguata conoscenza delle circostanze che contornano la scelta. Questo è essenziale. Cioè, non basta la libertà per fare delle scelte, dovete anche conoscere l'argomento su cui dovete fare la scelta. Se no, non siete liberi, credete di essere liberi e fate delle scelte che possono essere sbagliate, possono essere dannose per voi e, diciamo, in una società moderna possono essere dannose per tutta la società. Quindi scegliete male per voi, per la vostra famiglia, scegliete, votate male se volete, perché il voto è una scelta. Se uno deve votare su alcuni programmi, se non sa come sono fatti, è un problema. Conoscenza e comunicazione. Beh, quando voi volete conoscere qualche cosa, o vi mettete a studiarla, e vabbè, questo non si può fare, uno non si può mettere a studiare tutto, ovviamente, oppure utilizzate i mezzi di comunicazione. Internet, TV, giornali, comizi, avete anche l'amico, voi avete un dubbio sul secondo principio della termodinamica, vabbè, mi telefonate e ve lo dico, però in genere io sto parlando di scelte di vita e così via. E quindi voi dovete utilizzare il personale umano dei mezzi, però c'è un problema: questa comunicazione deve avere un parametro di eticità. Cosa vuol dire? Adesso vi faccio un esempio di comunicazione. Dunque, se voi rimanete qua in quest'aula, nei prossimi 10 minuti sarete investiti, ognuno di voi, da circa 200.000 particelle che sono 200 volte più pesanti di voi. Beh, quindi vi preoccupa? È vero? Falso? Questo è il tipico caso di comunicazione corretta, ma eticamente sbagliata. Perché? Perché in realtà queste particelle, che sono i muoni, che arrivano dall'atmosfera, investono la Terra da sempre. Tutti i giorni voi siete attraversati da circa qualche decina di migliaia di particelle al minuto. Sempre. Quindi non è che a questo punto vi dico, va bene, voi qua sarete investiti da queste particelle e allora andiamo da un'altra parte. Oppure, oddio, allora che cosa ci succede? Non succede niente. L'uomo, gli animali, i dinosauri, i primi organismi, sono nati sotto questo flusso di particelle che continua a arrivare sulla Terra, arriverà per sempre. Fortunatamente queste particelle, i muoni, sono molto veloci e quindi li attraversano. E non succede niente. Però se io mi fossi fermato dicendo, attenzione, adesso siete investiti da queste decine di migliaia di particelle che sono molto più pesanti degli elettroni, c'è un'energia enorme, vanno alla velocità della luce. Caspita, che paura! Firmiamo subito una petizione. Stop ai muoni. Che assomiglia tanto allo stop muos. Quindi vedete che fare una comunicazione non è semplice, nel senso che uno dice sì, fare una comunicazione dici le cose sbagliate. Adesso vi farò vedere qualche esempio, succede, ma spesso semplicemente uno non racconta tutto. Questa è la mancata informazione, perché se io dico una cosa falsa, vabbè, qualcuno dice guarda, non è così e la finisce, e invece no, bisogna dare tutto il contorno. E è molto facile fare una comunicazione scorretta, è così, non solo è molto facile, ma molto spesso, purtroppo, e questo è il punto su cui adesso mi fermerò, la comunicazione scorretta è volontaria. Io mi posso sbagliare a dargli delle informazioni, va bene, però ci sono casi in cui uno ha delle comunicazioni non corrette per tutta una serie di interessi che ci possono stare. E il problema del cittadino moderno è cercare di capire. Se volete, le soluzioni sono poche e difficili.
c'è una soluzione di base, la cultura, l'istruzione. Cioè, se dai 6 anni in poi una persona che sta a scuola impara ad analizzare i fatti, a capire quello che c'è scritto, cosa vuol dire? Vuol dire conoscere molto bene la lingua italiana. Guardate che, vabbè, io sono un fisico, quindi lavoro con le formule, ma le formule non sono un problema, assolutamente. Il problema è capire che cosa c'è dietro le formule, cosa c'è dietro una frase. Adesso vi faccio un piccolo esempio. Fisica, matematica, chimica, ingegneria, al primo anno si fa un famoso esame che si chiama Fisica 1. Uno comincia con la fisica e c'ha un esame scritto. È difficile, perché è la prima volta che si fa in genere un esame scritto di questo genere. Bene, io ve lo dico statisticamente, ormai sono più di 20 anni che faccio questi tipi di corsi e così via, quindi ed è uguale se è Roma, Salerno, Milano, non cambia. Il 30% delle persone che non superano un esame è perché non hanno capito il testo. C'è un problema di mancata comprensione del testo. Questo è veramente un problema, che viene prima della comprensione scientifica. Perché se non capite quello che sto dicendo quando parlo complicato, è un problema. E qua l'unica cosa è la scuola, che lo può dare. Anche perché un giovane è bianco all'inizio. Quindi tutte le cose che voi imparate a questo punto stanno là, poi vengono sulla struttura e così via. Allora, adesso vi farò vedere alcuni esempi di comunicazione. Oh, questa è una conferenza in realtà che, tirata per le lunghe, completa, io spesso la faccio nei licei, dura più di 2 ore, e c'ha tantissimi argomenti. Adesso io ne ho scelto qualcuno. Allora, comunicare. Beh, comunicare non è facile. La tipica comunicazione è questa. Voi avete Bob e Alice che vogliono comunicare, Bob vuole comunicare un messaggio, lo codifica, cioè se io ho un'idea, prima di dirvela devo pensare alle parole con cui dirvela. Poi vi trasmetto il messaggio, poi il messaggio viene ricevuto, integro, vabbè sì, se non è stato modificato, poi Alice sente il messaggio, cioè voi in questo momento state sentendo le mie parole, con l'orecchio. E allora arrivano gli impulsi al vostro cervello e decodificate le parole. Però poi dovete decodificare il significato. E quello dipende dalla vostra cultura. E alla fine vi è arrivato qualcosa che non è che fosse quello che Bob aveva cominciato a... che voleva comunicare. Ci possono essere delle modifiche, perché dipende dalla persona che sta sentendo. Per esempio, voi adesso avete più o meno capito quello che sto dicendo? Sì, più o meno. Se io vi dico sumimasen nihongo kawakarimasen, ho detto mi dispiace, non parlo giapponese. In giapponese. È chiaro che non l'avete capito. Io l'ho capito. Ah, brava! E l'ha capito. Una. È un problema. Questo è facile. Ho semplicemente utilizzato un linguaggio che non è il vostro. A livello più basso è facile usare linguaggi che sono diversi. E per cui i problemi nella comunicazione sono la mancanza di un linguaggio comune, la mancanza di una base culturale comune, cioè prima viene il linguaggio, poi viene la base culturale. Imprecisioni. Io posso raccontare delle cose o scrivere delle cose o andare in televisione a dire delle cose imprecise. Posso darvi delle notizie che non sono aggiornate. Cioè io posso dire una cosa giusta, la posso dire bene, la posso dire in maniera chiara, ma si riferisce a una situazione di 15 anni fa, che oggi è cambiata. Non tutto cambia. La Terra continua a girare intorno al Sole. Lo facevo anche milioni di anni fa, lo farà adesso, lo farà fin quando il Sole non diventerà una gigante rossa. Però altre cose no. Oppure posso darvi informazioni improbabili o di fantasia. Questo è il grosso problema. Chiamate scientifiche. È bello che si dice spesso, è dimostrato scientificamente che
consapevolmente o no. Oppure posso usare un linguaggio ambiguo, in modo che non è molto chiaro quello che voglio dire. Il risultato nella persona che sente, che legge, che vede a questo punto così, è che la persona è disinformata, che fa delle scelte casuali, in realtà non sono libere. Cioè il cittadino non è più libero. Perché? Perché non è a conoscenza di tutto quello che sta facendo. E adesso vi faccio vedere qualche... Scusate, questo è il problema moderno. Il problema moderno è che voi siete bombardati da una marea di informazioni. Cioè, 40 anni fa, uno aveva un giornale, sentiva qualcosina in televisione e la finiva. Se uno voleva informarsi doveva andare in biblioteca. Quindi non era molto... poteva essere difficile. Ma i canali erano pochi, adesso ne avete tanti. Infatti uno dei problemi è cercare le informazioni. Adesso vi farò vedere qualche giochetto su internet. Allora, vi dico subito che io ho scelto tre argomenti di quelli cattivi. Gli argomenti saranno i rifiuti, gli OGM e i telefoni cellulari. Tanto per stare sul facile. Il mito di Pandora. Allora, questo è l'inceneritore di Brescia. Qui vengono inceneriti i rifiuti. In realtà ha pure vinto un premio come... non è nuovo, vedete che è 2006, per essere efficiente e così via. E va bene, questo è quello che c'è a Brescia. E questo invece è quello che c'è a Cerra, i rifiuti lasciati per strada. Vedere meglio, allora, il problema dello smaltimento dei rifiuti, cosa di cui si discute spesso, è la fonte energetica è buona? Cioè, se lo smaltimento dei rifiuti in realtà quando va in inceneritore poi tipicamente viene pure tirato fuori dell'energia. Oppure è nefasta? Beh, qualche dato, così. In Europa viene bruciato e utilizzato per la produzione di energia elettrica e calore circa il 25% di rifiuti. Questo numero sta salendo. Poi c'è la parte buona, diciamo, del riciclaggio, e poi c'è il compostaggio e così via. Poi prendete per esempio la Germania. La Germania dal 2007, mi pare, non ha più discariche. E non esistono proprio le discariche, non è che ce ne stanno poche. Non esistono, non vengono più usate. In molti paesi europei. Noi stiamo sull'8%. In ogni caso i nostri rifiuti vengono esportati. Li paghiamo. Noi paghiamo per portare i rifiuti, tipicamente in Germania, perché c'è una grossa capacità, perché poi è abbastanza vicina. Fra l'altro con dei treni che sono scortati dalla polizia. Ci sono questi bellissimi treni pieni di rifiuti scortati dalla polizia e così via. O lo vengono bruciati in maniera illegale, o vengono messi nelle discariche, spesso abusive. Gomorra, penso che l'avete sentito. Adesso vi dico cosa si può trovare in rete. Cioè, prendiamo uno studente, o anche una persona normale, che dice, ma insomma, qual è questo problema degli inceneritori? Adesso vi faccio vedere un po' di cose che si trovano in rete. Io ovviamente sono di parte, Infatti poi dovete controllare se tutto quello che ho detto è vero. Allora, per esempio, Paternò, Sicilia, dovevano fare un inceneritore e c'era questo volantino che girava. Allora, non so se lo leggete, vi leggo cosa c'è scritto qua sotto. Oltre a carta, plastica e rifiuti vari, bruceremo pure la nostra vita? Sentiremo l'essenza della morte al posto del tipico odore della zagara? Discute neanche tu, sei buone ragioni per non costruire un inceneritore. Detto così, certo che vogliamo distruggere tutto. Altra cosa, questa è una delle le tecniche visuali che sono molto utilizzate. Questa è la rete nazionale per la lotta contro gli inceneritori. Allora, vedete questa figura qua?
non sono economici, non sono innocui, non sono belli, e allora perché li costruiamo? Giusto, certo. Vi faccio notare come è fatto questo disegno. Allora, si parla di inceneritori. Allora, intanto qua ci stanno dei funghi neri, quelli sicuramente sono funghi OGM, cattivi. Oh, poi dietro cosa ci sta? Ah, dietro ci sta un ripetitore per cellulari. Perché? Perché la gente ha paura delle onde elettromagnetiche. E quindi nel manifesto per gli inceneritori, in ogni caso, ci metto anche l'antenna per i cellulari, il ripetitore. Oh, e poi ci metto anche la linea alta tensione, un'altra sorgente di onde elettromagnetiche. Cioè, questa è costruita mettendo tutta una serie di simboli che servono a far paura. Anche se non c'entrano. Allora ci metto pure la bomba atomica direttamente. Si viene. Questi sono dei dati del Lazio che però volevo controllare e quindi, vabbè, ve li faccio vedere, ma volevo ricontrollarli. Il Lazio ha 3-4 inceneritori. Un mese sotto un inceneritore, cosa vuol dire un mese sotto un inceneritore? Tipicamente quando vengono fatte le analisi su impianti industriali, che so, anche la radioattività delle centrali atomiche, delle industrie, degli inceneritori, viene analizzata l'aria tipo, a 10 metri da dove sta. E quindi guardate in rete, trovate tutti i dati, il particolato, le diossine, eccetera, eccetera. Beh, questo è equivale a 15 minuti nel traffico di Roma. Devo dire che il traffico di Roma è tremendo. Per esempio, se voi andate a Piazza Venezia e state una giornata là, è come se aveste fumato 6 sigarette. Cioè, partite da più 6 se state a Piazza Venezia. Poi uno può vedere l'ossido di carbonio, per esempio i 4 inceneritori del Lazio che equivalgono all'ossido di carbonio di 9 ciclomotori e così via. Sono dati da controllare perché in questo campo tutto cambia molto rapidamente. Da un anno all'altro ci sono nuove regole, avete l'Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, e quindi migliora tutto. Quindi, però adesso vi faccio vedere invece altre cose più serie. Allora, ecco, questo è il caso di un'analisi seria in cui i dati non sono chiari. Dunque, questo riguarda Livorno, in cui nel 2001 dovevano fare un inceneritore e allora è stato fatto qualcosa di abbastanza serio, un'analisi dell'impatto dell'inceneritore. Adesso vi leggo questo, c'è scritto: per smascherare quella che noi riteniamo un'ipocrisia abbiamo chiesto a Medicina Democratica una relazione sull'argomento, eccetera, eccetera. Pur con tutti i limiti, sottolineati dai curatori, le conclusioni ci paiono talmente evidenti da non meritare alcun commento. Questo è pericoloso. Vanno viste le conclusioni, vanno lette, non è detto che sia facile, ma vanno lette. E adesso ve le leggo. Oh, cosa è stato fatto? È stato fatto una cosa di serio. Vediamo se sta scritto qua. Allora, quello che è stato fatto è stato confrontato, questo è uno studio serio, vero? L'emissione, sono varie sostanze, di un inceneritore con, nell'area di Livorno, l'emissione delle auto, che sicuramente ci stanno. Adesso, queste sono tantissime voci, no? Ve ne faccio vedere solo una. L'ossido di carbonio. Allora, quello che si fa è si compara l'emissione in ossido di carbonio dell'inceneritore con quanto emettono le macchine. Macchina tipica fa 10.000 km l'anno. Il risultato è che l'inceneritore corrisponde essenzialmente a 360 macchine. Questo è il dato. Oh, perché vi ho segnato questo? Queste sono le famose diossine. Se uno avesse letto tutto il report, si sarebbe accorto che qua si erano sbagliati di una virgola. E quel numero è sbagliato. Può essere un errore di stampa, ma è sbagliato. I numeri vanno sempre controllati. Per questi lavori scientifici, quando noi li scriviamo, io lo scrivo, poi il mio collega lo guarda e poi lo riguardiamo, poi lo mandiamo a tutta la collaborazione, e decine di persone lo guardano per 1 o 2 mesi e così via, e a questo punto proviamo a farlo pubblicare ed altre persone controllano i numeri, uno per uno. Bene, le famose conclusioni talmente evidenti, e adesso vi leggo le famose conclusioni.
pur con i limiti di una valutazione impropria, eccetera, eccetera, è possibile evidenziare quanto segue. L'emissione di un inceneritore con le caratteristiche considerate appare limitato, equivalente alla percorrenza in ciclo urbano di 360 auto catalizzate. Tale valore evidenzia per lo più l'elevata emissione delle automobili, ovvero il basso rendimento della combustione dei motori delle stesse. Questa è una tipica fallacia. Cioè, le fallacie sono ragionamenti sbagliati dal punto di vista logico. Le fallacie le ha formalizzate Aristotele 2500 anni fa. Poi ce n'è qualcuna moderna. Questa qua perché si chiama fallacia per falsa vista? Perché io voglio confrontare i numeri di un oggetto che chiamo inceneritore con i numeri di una macchina. Arrivo a un certo punto e a questo punto dico che il risultato evidenzia l'elevata emissione delle automobili. Ma io non volevo parlare delle automobili. La falsa vista è che parlo di qualcos'altro. Qua mancava un'informazione. Qual è l'informazione che mancava? Sì, ma quante automobili ci stanno? E questo è il calcolo che mancava. Allora, in Toscana, come più o meno in tutta l'Italia, ci stanno 0,62 auto per abitante, un numero più o meno costante in tutta Italia. A Livorno ci sta questo numero di abitanti, quindi in quella provincia ci stanno 200.000 automobili. L'effetto dell'inceneritore era aggiungerne 360. Questo è il dato utile per prendere la decisione. Stiamo parlando di ossido di carbonio, poi c'è tanto, cioè le scelte non sono facili. Ma con questa informazione uno sa che c'è un peggioramento, sì, dello 0,18%, dell'1 per 1000. È come se ogni 1000 macchine ne aggiungessi una. Altri casi, questi sono il caso di dati vecchi, per esempio. Dati detti correttamente ma vecchi, per esempio le diossine. Perché parlo di diossine? Perché è sicuramente la cosa più pericolosa che emette qualunque sistema industriale. Questo viene dalla Repubblica Federale Tedesca. Ho preso questa tabellina perché? Perché cosa c'è qua in questa tabellina? Le emissioni di diossine, quelle mortali. Allora, per esempio, guardate questa riga. Questo è la diossina che risulta dall'incenerimento per rifiuti. Nel 90 c'erano 400 grammi equivalenti. Nel 2000, con molti più inceneritori e sistemi, erano andati a 0,5. Perché? Beh, perché le tecnologie migliorano, sempre. Per le macchine, cioè, in tutti i paesi normali si sa che costa inquinare, in ogni caso, e uno cerca di fare le cose che inquinano di meno. Se io riportassi questo numero, 400, riporterei un numero vecchio. O fra l'altro, guardate il numero dell'incenerimento rispetto all'altro, agli altri. C'è questo 40 che è l'estrazione metalli, sono industrie. La maggior parte del contributo viene dalle industrie. Se io togliessi questo 0,5 non cambierebbe nulla. Tanto per darvi un'idea, diciamo questo 0,5, questo 40 all'anno è tanto? L'IVA ne mette 71 di grammi. Solo l'IVA, cioè circa 140 volte di più di tutti gli inceneritori della Germania. Questo è il problema grosso. L'IVA all'epoca doveva essere chiusa. Fu innalzato il limite di legge della diossina per evitare che chiudesse. Ora, innalzare il limite di legge di un velino non è una bella soluzione. Adesso, adesso andiamo su qualche cosa più specifica. Questa è la Repubblica del 2004, quando a Cerra, sempre la zona famosa, dovevano fare degli inceneritori e c'erano questi cortei contro gli inceneritori e così via. E va. Oh, questo era il 29 agosto, il 1 settembre, per un caso, non è che poi il giorno dopo uscì un articolo su The Lancet.
è la più importante rivista medica del mondo, quello che esce in genere, a parte casi rarissimi, vuol dire che ci si può credere. L'articolo era questo, il titolo era, dove sta? Eccolo qua, il triangolo della morte italiano è legato alla crisi dei rifiuti. Allora, cos'è il triangolo della morte? Tutti nel mondo conoscono, forse noi conosciamo di meno. È il famoso distretto 73 dell'ASL NA4, non la Marigliano Cerra. Questo triangolo qua, qua si vede male, comunque questo è il Golfo di Napoli, dove ci stanno tutti lo scarico abusivo di rifiuti industriali. Oh, guardate, quando si parla di rifiuti, si parla di rifiuti industriali, eh? I vostri rifiuti, quelli di casa, non è che siano, puzzano, parlando così, ma non sono pericolosi. Cioè, se i pomodori, la carne, il pane, così, venissero buttati, vabbè, ci sarebbero in ogni caso dei problemi, ma non sono velenosi, il problema sono quelli industriali. Bene, in questo articolo uscito venivano riportati questi dati. Cancro al fegato, questi sono numeri per 10.000. In Italia 14, in Campania 15, nel famoso triangolo della morte 38, cioè più del doppio che nel resto dell'Italia. Per le donne è ancora peggio, è 6, perché è più basso, però sale a 20, è quasi il triplo. Questi sono i dati pubblicati, quindi è un problema. In tutta l'Europa vengono fatti inceneritori migliori, riducendo fra l'altro qua l'impiego perché c'è riciclaggio e così via, si produce energia. Questa è l'altra cosa, la maggior parte degli inceneritori moderni stanno vicino alle città, addirittura dentro. Vienna, per esempio, ne ha due dentro. Perché? Perché produce acqua calda, che va a scaldare le case. Ma è inutile fare un inceneritore e poi devo trasferire l'acqua calda per 100 metri. Per 100 chilometri, perché è più facile utilizzare per fare l'acqua calda che per fare l'elettricità. Noi no, ci stanno movimenti, opposizioni, movimenti politici che sono contro gli inceneritori e così via. Considerando che in ogni caso la gestione dei rifiuti è controllata dalla criminalità organizzata, non è neanche una scelta politica che potrebbe essere. Poi Dio dice, no, io non voglio un inceneritore, uso quest'altro sistema. Va bene, nel senso, la democrazia è questa. Io voto qualcuno e poi questo qualcuno prende le decisioni. Le decisioni in questo campo non vengono prese. Tra l'altro, da dove arrivano i famosi rifiuti pericolosi? Perché nel napoletano non ci stanno tantissime industrie. Arrivano dal Veneto. Guardate i lavori dei magistrati. Il famoso Veneto, che è tanto pulito, in realtà smaltire i rifiuti pericolosi costa. Io collaboro con un laboratorio del CNR e, per esempio, utilizziamo centinaia di litri di acetone. Lo smaltimento dell'acetone costa, perché uno deve pagare. Non è che lo posso buttare nel fiume vicino. Quindi si paga. Se non lo pago, risparmio. Allora, tutti i rifiuti pericolosi che arrivano in Campania partono dal Veneto, si fermano in Toscana vengono falsificati i documenti, questo è il cammino usuale, e poi vengono fermati così, e poi a questo punto vengono scaricati nelle discariche abusive in Campania o anche in discariche normali in cui si suppone che arrivino rifiuti non pericolosi. A questo punto sono stati etichettati come non pericolosi. E così via. Allora, a questo punto, spesso si parla di inceneritori sì, inceneritori no, è un problema. Molto spesso le persone non conoscono i numeri e questo può essere un problema delle scelte. No, questo ne parlerò dopo, eventualmente, tra poco. La comunicazione patologica. Andiamo sugli OGM. Andiamo in breve, se no non ce la faccio a fare il resto.
Il problema degli organismi geneticamente modificati. Allora, per esempio, uno dei tanti pericoli è questo: l'erosione sempre più rapida della biodiversità. E cioè, se io scelgo questi organismi, superorganismi, così, a questo punto lo faccio a detrimento di tutta la cosiddetta biodiversità. È vero? Beh, adesso vi do un po' di numeri. Nel mondo le specie utilizzabili per l'alimentazione sono 80.000. Utilizzabili vuol dire non velenose, eh? Per la maggior parte sono una schifezza. Però avete 80.000 specie utilizzabili. Finora nella storia, da quando l'uomo è diventato da cacciatore, è diventato raccoglitore, ne ha usate 5.000. Oggi se ne usano 150. Perché? Perché sono più convenienti, non c'è niente da fare. È sempre stato così. Con l'andare dei secoli sono state sviluppate nuove specie, quelle che resistono meglio alla siccità, a troppa acqua, poca acqua, così. Il 90% del cibo prodotto in tutto il mondo viene solo da 25 specie su 80.000. Caso del mondo. Vediamo un caso dell'Italia. In Italia all'inizio del Novecento avevamo 400 varietà di frumento. Oggi l'85% del grano duro proviene da una sola varietà. E poi ne parleremo. Oppure, io ho preso qualche numero così, la varietà di mele, primi del secolo, erano 150 varietà in Italia, coltivate. Oggi il 70% proviene da tre varietà. E cioè, il problema della riduzione della biodiversità è un problema vero, esiste, ma ha molto poco a che fare con l'OGM. Ha a che fare con un problema vero che qualunque contadino cerca un maggiore rendimento. È vero. E cerca, per esempio, prodotti che si possono trasportare meglio. I famosi pomodori San Marzano non esistono praticamente più, perché il pomodoro San Marzano è delicatissimo, non lo potete trasportare. C'è una pelle talmente delicata che se lo impilate si sta. È un problema, ma non è un problema delle tecniche. Adesso lasciamo perdere i pioppi del citino. Altre cose, il pericolo per la salute. Adesso un po' di terminologia, questa è l'unica parte tecnica. Ci sono due termini tecnici quando io parlo di mutazione delle piante, delle specie. La cosiddetta mutagenesi indotta. Ed è una mutazione che voi provocate investendo la pianta con raggi X, neutroni, radiazioni ionizzanti. Cioè, lo investite di radiazioni e vedete cosa esce. Ok. Oh, notate che questa tecnica, sviluppata decine e decine di anni fa, non viene considerata OGM. Potete farlo, potete produrre piante così, la vendita è completamente libera, perché l'etichetta non è OGM. Poi c'è la cosiddetta transgenesi, l'OGM. L'OGM è una tecnica di sostituzione di gene. Cioè, con i raggi X, vabbè, lo sapete, i raggi X fanno male, perché rompono il DNA, e quindi avete qualcosa di completamente casuale. L'OGM, voi sostituite dei geni nel DNA. Oh, e in ogni caso, per mettere in commercio qualche cosa, vabbè, passano vari anni di controlli e così via. Non deve essere neanche allergico l'oggetto, mentre potete tranquillamente vendere le fragole. Ah, delle persone sono allergiche, uno lo deve sapere, ha permesso. Il problema della coerenza, qua c'è un problema non tanto di conoscenza quanto di coerenza, perché uno dice sì, ma io non voglio mangiare organismi geneticamente modificati. Perfetto. Però uno deve sapere che i diabetici per tantissimi anni l'insulina che si iniettavano, oggi è artificiale, era quella del maiale, a cui era stato sostituito un gene. Questa era la tecnica per fare dell'insulina, diciamo, a basso costo, perché
ovviamente prenderla dagli uomini non era semplice, visto che i maiali invece fanno parte del cibo, veniva utilizzato, ma così parla di cose di 20 anni fa, Cioè per decine d'anni milioni di persone in tutto il mondo si sono iniettate insulina in cui c'era, questo è un organismo geneticamente modificato, era fatto non sul vivo, ma semplicemente sostituendo un gene. Oggi poi invece è completamente artificiale, completamente fatto in laboratorio, costa ancora di meno. L'altro caso, questo è più critico, per chi dice ma io voglio mangiare sano. Vi ho detto che l'85% del grano duro proviene da questa varietà. O guardate, gli italiani sono sempre stati bravissimi nel creare ibridi, da sempre, dall'Ottocento. La scuola italiana di botanica diciamo, applicata alle piante, è sempre stata incredibile. Ed è stata creata questa varietà, che è quella che trovate per praticamente qualunque grano duro, grossa parte del grano duro italiano. Bene, quando e come è nata? È nata nel 74, prendendo dei semi di grano e immettendoli nel reattore nucleare dell'Enea, vicino a Roma, e bombardandoli con radiazioni. Questa è la pasta che voi mangiate. Oh, guardate, a cosa serviva? Cos'è uscito fuori? È uscito fuori semplicemente una spiga che aveva il gambo più corto. Perché una spiga con il gambo molto lungo, se è efficiente, crolla. Alla prima ventata, crolla. E quindi perdete il raccolto. Se il gambo è più corto, questo è stato visto, è stato provato, va benissimo. Mangiamo tutti felicemente questa pasta. Però questo viene considerato libero. Perché? Perché la mutazione è casuale. È stata generata in maniera casuale, allora c'è un problema di coerenza. Dici che non voglio niente, perfetto, allora però smettete di mangiare la pasta, di grano duro. Se no, è incoerente, anche perché su questa non è stato fatto la trafila burocratica, perché non serve. Anche se sappiamo che l'hanno fatta persone del CNR, dell'NFN, così, che l'hanno studiato per anni e poi riguardava solo il gambo. Va bene, adesso questo vado avanti, perché sennò... Allora, adesso andiamo più sul delicato. Una notizia sul Corriere della Sera, che uscì. Io, questo risale a qualche anno fa, quando il giovedì pomeriggio facevo degli esperimenti piccoli di fisica su Rai 3, a Gheorgheo. E tipicamente la trasmissione cominciava con una notizia che veniva letta, notizia del giorno. Le trasmissioni in diretta alla Rai funzionano così, uno tipicamente arriva in trasmissione 10 minuti prima. Vado a dare un'occhiata a quello che stavano per leggere e leggono una notizia che mi fa saltare sulla sedia. E mi dicono, ma questo stava scritto sul Corriere della Sera. E dico, guardate, questa non la potete leggere. Perché se voi la leggete e poi vado in trasmissione, devo dire che è una balla. E ci fate una brutta figura. Se sto zitto, la avallo. Siccome erano persone molto carine, così fu accantonata e fu data un'altra notizia. E adesso vi dico da dove era stata presa. Adesso vi dico perché è delicato. Perché era stata presa dal blog Grillo. Inutile così, all'epoca non era entrata in politica. Questa era la notizia. Si chiama Cervello alla POC, ve lo leggo, c'era scritto, e questo è riportato pure appunto sopra la sera, Alcuni ricercatori hanno messo un uovo in un portauovo di porcellana tra due cellulari, quindi li hanno messi in comunicazione tenendoli accesi, nei primi 15 minuti non è cambiato nulla, eccetera, eccetera, dopo 65 minuti l'uovo era cotto. Questa è la notizia. Questo è assurdo. Per tantissime ragioni. Notate, questa notizia poi fu ripresa da Legambiente, per esempio. Stessa cosa, vedete, la foto è la stessa. E poi era un anno dopo, questo è un altro blog che stava in giro, Uova Sode, questo diventate, i minuti sono diventati 2 invece di 65. E allora la gente si preoccupa, dice, ma come? Se l'uovo diventa sodo in pochi minuti, io ci parlo al telefono, crepo, o se no
mi succede qualcosa di molto brutto. E così via, ripresa. Piccola parentesi, visto che di tutte queste fonti il più seguito era il blog di Grillo, noi come Dipartimento di Fisica e altre persone lo contattammo pregandogli di toglierla perché non era vero. E la risposta fu che lui era un comico, non un giornalista, e quindi non era tenuto alla rettifica. E l'anno scorso c'era ancora, non l'ho controllato adesso, ma diciamo che è il 2006. Ora, mettiamo che voi vedete una notizia del genere, che potete fare per capire se è una balla o no? Beh, ci sono vari modi. La prima è cercare in rete ulteriori informazioni sulla notizia. È la cosa più semplice. Guardate, in genere non ci vuole molto, specie se uno dopo un po' di tempo ha preso un po' di abitudine. L'altra cosa, usare del buon senso. Per esempio, nel caso di cellulari, una cosa banale, uno dice, ho preso i cellulari e li ho messi in comunicazione, ma il cellulare comunica con il satellite, non con un altro cellulare. Non è che se adesso faccio il numero di telefono suo, sto mandando un segnale da me a lei, e in mezzo se ci metto qualcosa, no, se ci metto una bellissima cosa di piombo, perché il segnale va su, oppure da, poi viene elaborato e poi torna. Oppure si può provare a fare un calcolo. Guardate, il calcolo di questo caso è un tipico calcolo che si può fare all'incerto. Non ci vuole molto, quindi non è complicato. Vediamo la prima cosa, da dove veniva il primo messaggio? Allora, beh, se uno va indietro scopre che c'è una cosa del genere, veniva dalla Russia. Andando in rete voi trovate queste notizie. Eccolo. Andando avanti, vedete che la foto è la stessa, quindi veniva da qua. E quindi l'origine era russa, no? L'origine non era russa, eccola l'origine, 5 anni prima. Questo è un giornale satirico scozzese, la Whimsy Chronicle, eccola qua, che ogni domenica fa un inserto satirico con delle notizie false, ma false nel senso che è la parte satirica. Una domenica dopo c'era la notizia sul fatto che loro, essendo scozzesi, facevano i calcoli con una specie di moneta finta scozzese. Ah, la sterlina è crollata e la nuova moneta è quella scozzese. Cose del genere. Era un giornale satirico. E veniva da là. Vabbè, uno qua può trovare tutte. Notate che dopo hanno pure intervistato gli autori e quelli dicevano, ma noi non credevamo mai che venisse presa sul serio. E questa è girata in tutto il mondo. Ed era un divertimento domenicale degli scozzesi. Però uno ha ragione, dice sì, ma e allora? Fanno male, non fanno male, adesso per notizia era falsa, però davvero i cellulari emettono onde elettromagnetiche. Allora, che fare? Beh, in questi casi, quando uno ha problemi per sapere se qualcosa fa male o non fa male, va sul sito della World Health Organization, WHO, che ha pure delle parti in italiano, in cui vengono riportate lo stato dell'arte di tutto quello che riguarda la salute in tutto il mondo. Ed in questi siti ci stanno le cosiddette meta-analisi. La meta-analisi scientifica è questo. Io faccio una misura e faccio un'analisi e la pubblico. Poi un altro la fa, poi un altro la fa. A questo punto, per esempio, l'ultima meta-analisi fatta, una cosa di cui non c'è tempo per parlare, ma tanto così la gente salta sulla sedia, sull'omeopatia australiana, le meta-analisi sono un gruppo di persone che prendono in esame, per esempio, gli ultimi articoli scritti negli ultimi 10 anni. Si parla di centinaia e centinaia di articoli. Perché? Perché nel mondo scientifico una cosa vista una volta non ha valore. Perché può essere un caso, assolutamente. Può essere un errore. Una cosa vista da centinaia di persone in tutto il mondo, in laboratori differenti, in Australia, in Germania, in Cina,
in Russia o così, che hanno visto le stesse cose per centinaia di volte, a questo punto ci si può credere. Questa è la meta-analisi. A questo punto escono delle informazioni. E questa è una cosa molto breve sulle... è un estratto, saranno 3-4 pagine. Allora, intanto questo, il campo a radiofrequenza emesso dai cellulari è circa 1000 volte più alto di quello che vengono dalla base station nella, come si chiamano? Le antenne. Allora, prima cosa, la gente spesso ha paura delle antenne o non vuole l'antenna sopra casa. No, il campo che viene dall'antenna è 1000 volte più basso di quello del cellulare. Quindi tu dici, hai paura? Benissimo. Infatti le analisi vengono fatte su cellulari, perché quello è 1000 volte di meno. Infatti sotto casa mia era abbastanza buffo, dovevano mettere un'antenna sul tetto. C'era stata la manifestazione e poi alla fine tutte le persone del cellulare dicendo abbiamo fatto la manifestazione prendendosi 1000 volte più dosi di eventuale. Allora, questa è la cosa. Vabbè, qua c'è. In questo momento, adesso poi mi farò vedere a conclusione, sembra che non ci siano grossi effetti. Gli scienziati hanno riportato altri effetti sulla salute, che includono cambiamenti nell'attività cerebrale, ci stanno, tempi di reazione, i pattern quando uno dorme. Questi effetti sono minori e non hanno apparente significato sulla salute. Però ci stanno ulteriori studi, perché non sono semplici. Però c'è una cosa. La ricerca ha mostrato un incremento nel rischio di incidenti del traffico di 3-4 volte, o 3-4 volte vuol dire 400% in più, quando uno usa il cellulare o sia in mano, sia con il viva voce. Perché il problema è questo, che quando voi parlate al telefono, indipendentemente se l'avete in mano o col viva voce, vi si allungano i tempi di reazione. E il tempo di reazione si allunga come se aveste bevuto e aveste un livello di alcol tale da farvi ritirare la patente. Perché quando parlate al telefono, una grossa parte del vostro cervello si rivolge a quello che state sentendo. Cioè, c'è un problema dei tempi di reazione. Questo ormai è stato visto in tutto il mondo, è pericolosissimo. Questo è il più grosso pericolo legato ai cellulari. E le conclusioni è che in questo momento non sembra che ci sia un incremento nei tumori del cervello, ma ci stanno ulteriori ricerche. Perché? Perché è stato visto quello che succede a livello di 10 anni. Uno potrebbe dire sì, ma a lungo termine, visto che persone lo usano tanto, specie partendo dai bambini, infatti si sta continuando a vedere. Va bene, questo lo togliamo. No, anche perché abbiamo finito, quindi... no, vi faccio vedere solo questo perché era troppo divertente. Questo è un articolo pubblicato sulla Repubblica. Stava qua. Ecco, c'era scritto: l'uomo sano rilascia radiazioni di 6700 angstrom e i cibi più salutari risultano quelli con radiovitalità superiore ai 6500 angstrom. Queste sono cose completamente di fantasia. Adesso lasciamo perdere la parte tecnica. La cosa divertente è questo. Ecco qua. Bisogna scegliere i cibi adatti per l'uomo. La misura delle radiazioni di un cibo si effettua manualmente con il regolo graduato Bovis. C'è un regolo. Questo è il regolo Bovis. Si mette il cibo qua sopra, poi si prende un pendolino, si fa pendolare, con l'altra mano si sposta un cursore e quando il pendolino smette di pendolare si ferma il cursore e si legge. Questo è drammatico perché questo è un altro regolo Bovis. Guardate cosa c'è scritto qua. Salute, malattia. Qua c'è scritto tubercolosi, qua c'è scritto cancro.
Questa persona ha fatto un seminario di aggiornamenti per medici nella mia università, cosa di cui mi vergogno profondamente. Ah, ovviamente ci sono questi corsi per usare Regolo che sono fatti a pagamento. Questa persona sta nel nord. In una conferenza con il... dove si parlava di medicine alternative e così, e c'era il presidente dell'Ordine dei Medici della Lombardia, gli chiesi quando avrebbero fermato questi ciarlatani. E la risposta era che questa persona aveva la residenza non in Lombardia ma in Emilia, e quindi non potevano fare niente. Vabbè, adesso altre cose. Penso che possiamo... Ah, questo è divertente. Tutto ciò che esiste è legato alle leggi dell'elettromagnetismo, e la prima manifestazione vitale ne è una chiara esemplificazione. Tra lo spermatozoo maschile e l'ovulo femminile esiste infatti una differenza di potenziale di 480.000 volt. Mezzo milione di volt. Capite perché dicono che certe cose siano così eccitanti? Mezzo milione di volt quando li trovate. È folle. Eccetera, eccetera. Con il che ho finito, giusto due parole in più. Due parole in più perché? È perché c'è un problema quando si parla di queste cose. Il problema è quella che viene chiamata la dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è un aspetto psicologico che avviene quando voi avete una credenza. Vi arriva una notizia che la falsifica e a questo punto voi avete una dissonanza. Tipicamente l'uomo tende a trovare una giustificazione per cui l'informazione che gli arriva è sbagliata. Guardate, questo è stato creato quando c'erano quei gruppi in America, è stato scoperto perché poi l'hanno studiato più di 20 anni fa ormai, quelli che pensavano che ci fosse la fine del mondo. E si erano riuniti in una collina aspettando la fine del mondo, con questo santone. E la mattina dopo non successe niente. E quindi erano le loro preghiere che avevano evitato la fine del mondo. E questo gruppo aumentò il numero di adepti. Questa è la dissonanza cognitiva che c'è al cervello, a tutti noi. Fa male cambiare idea, è difficile cambiare idea. Uno non è abituato. Anche perché uno dice, e allora prima ero cretino. È una parte psicologica abbastanza profonda. Non è facile. E se volete, questo è il più grosso sforzo che noi cerchiamo di dare, di insegnare le caratteristiche ai nostri studenti che fanno fisica o cose scientifiche, perché tipicamente uno deve essere in grado di cambiare idea rispetto a dei dati, che è difficile però. E questo non è facile. Il backfire effect è un altro effetto, quello per cui addirittura... questo avviene normalmente in politica. Voi volete votare una persona e vedete una notizia negativa, e a questo punto quella vi rinforza la convinzione. Perché? Perché a questo punto dice, beh, questo è un complotto contro questa persona che quindi è giusta. Guardate che la psicologia umana è delicata, è proprio difficile. E quindi questa è la ragione per cui, dice, racconto queste cose, uno ci chiede, no. Io immagino a questo punto qualcuno di voi era già d'accordo su queste cose. Chi non era d'accordo? Probabilmente esce d'accordo. Vabbè, ha sentito una cosa. Cerchiamo di essere un po' ottimisti. Anche in TV potevi avere dell'ottima divulgazione scientifica. Non gioco, I testi dei Simpson sono scritti da Matt Groening e tutta una serie di altre persone. Hanno tutti una laurea o in matematica, fisica, chimica, scienze computazionali, e parlo di Harvard, l'MIT, Berkeley, non l'Università della Carolina del Sud. Tutto quello che viene detto di scientifico nei filmati dei Simpson è assolutamente corretto. Io fra l'altro lo utilizzo anche per tirarci fuori problemi per gli esami. Ma a tutti i livelli è estremamente serio dal punto di vista scientifico. Grazie.
Tutti in riflessione. La posso fare io? Certo. Avrei due argomenti, scelga lei. Due notizie diverse, forse date stesse implicazioni, non so. Una, cellule staminali, referendum, quanto che limitazioni, che ritardi nel posto, oppure, e se preferisce, la stampa in 3D degli organi. Allora, dunque, circa la stampa in 3D degli organi, rispondo subito perché ne so troppo poco. Il fatto che vengano creati degli organi è una cosa che si fa normalmente. A Roma, per esempio, la facoltà di ingegneria, ci stanno 12 corsi di laurea, uno è il corso di laurea in bioingegneria. Bioingegneria ha due indirizzi, i bioingegneri meccanici, se volete, lei, che disegnano un ginocchio artificiale. Un ginocchio è un oggetto meraviglioso, disegnarlo in modo che regga, serve un'elaborazione meccanica. Poi ci stanno i bioingegneri, quelli che lavorano insieme a biologi e così via, per esempio le persone che creano la pelle artificiale. E questo si fa. Ora, il fatto della stampa in 3D può essere tecnicamente una tecnica più semplice. Diciamo che le implicazioni, se vogliamo, tecniche, morali a livello di organi, io non me lo sento dire, perché vabbè, la pelle artificiale, che oggi sono un'ustionata grave, buona. Si ha una percentuale superiore a un certo percento, con cose opportunamente protettive, no. Che poi questa pelle sia presa da lui o da altre persone, o sia creata con atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, dal mio punto di vista non ci sono problemi. Le staminali in realtà, a parte che in questo convegno c'è qualcuno molto molto più esperto di me. Allora, sì, stamina è una truffa, è stata una truffa, cioè qualunque persona seria che lavora nel campo dice vabbè, è qualcosa che proprio di base è sbagliato, cioè le cellule staminali sono state usate per tutta una serie di cose, ma in ogni caso non per fare queste cure, è qualcosa di fantasia. No, l'unica cosa seria è questo. Qua ci sono questi problemi di scelte, se vogliamo politiche, perché quando vieto qualche cosa. Allora, a questo livello, la mia soluzione, che non è mia, è un indirizzo politico che scrisse Obama all'inizio della sua elezione. Il presidente degli Stati Uniti scrive tutta una serie di cose che poi manda al congresso e loro possono fare delle leggi e così via. Allora, il problema è il cammino per una decisione politica sensata. Allora, il cammino era questo, ideale. C'è un problema. Le staminali, gli OGM, gli inceneritori, fine vita. No, un problema è che anche i risvolti tecnici, morali, etici e così via. Allora, il governo deve scegliere una commissione. La commissione deve essere fatta di esperti. Di persone che hanno lavorato nel campo, ma da poco, per esempio. Non persone che sono state attive 20 anni fa e che ci hanno 80 anni, che hanno pubblicato su riviste o referee, sono quelli in cui... Quindi tutta una serie di controlli tecnici sulla validità di queste persone. A questo punto questa commissione si riunisce e tira fuori un documento che rende pubblico e dice, secondo noi, queste sono le possibilità. Prende questo documento e lo passa al governo, al politico. E il politico a questo punto decide. Perché è lui che deve decidere. L'abbiamo detto per questo, parlando di una cosa ideale, e dice, guardate, questo è il documento tecnico, con queste possibilità. Noi scegliamo questo, per queste e queste ragioni. Ecco, questo cammino è un cammino abbastanza serio. Per esempio, al livello del... mettiamo per una regolamentazione delle staminali, tra l'altro, in questo senso, noi in Italia siamo messi abbastanza male, perché arriviamo sempre 10-20 anni dopo, cioè gli altri paesi europei hanno tutta una serie di regolamentazioni. Uno dice non copiamo dall'estero, beh dipende, perché se hanno già fatto una legge che funziona per noi. Sì? Anche
più Grito Simpson nei corsi in ambito medico, ma non, perché quando parla di medicina, di malattie, Simpson sono veramente paradigmatici. Anche medicinali, sono incredibili. Quello che volevo dire e chiederle, se non trova che una battaglia tra la falsa scienza e la vera scienza sia una battaglia nell'ambito della comunicazione un po' invadita. La vera scienza parla con la freddezza dei numeri, con il logos per fondare la storia. La falsa scienza parla con il pathos, con le emozioni, con la paura, con le false speranze. E la battaglia, lo scarto è grosso, la differenza è tanto, è ampio. Come la divulgazione può essere uno strumento sufficiente? Grazie. Allora, è vero che il problema c'è, e si sta affrontando un po' tutto il mondo da un po' di tempo. Quindi è vero, in questo momento è ancora impari. Però secondo me, io ci credo, si può fare facendo della buona evoluzione. Allora, intanto lo scienziato non deve solo parlare con i numeri, se no non lo capisce nessuno. E quindi questa è la prima cosa. Cioè, anch'io devo fare come le cose scritte su Rob e Grillo, dicendo altre cose, lasciamo perdere Grillo così, o su altre cose così. Però c'è un problema nel caso della stampa, e questo è un lavoro che ha fatto la BBC, molto serio, che è finito l'anno scorso, dicendo: guardate che voi all'interno della BBC, quando date delle notizie scientifiche, non siete corretti. Perché? Perché tipicamente succede che, parliamo dell'argomento A, invito lo scienziato e invito, parliamo di astrologia, e invito l'astrologo. Allora la persona sente questi due pareri e pensano che siano equivalenti, ma questo non è vero. E questo è un problema della carta stampata, anche la Repubblica. Si parla dell'omeopatia, da una parte ci mette Garattini, uno dei più grossi esperti mondiali di medicina e così via, che ha dietro decine di migliaia di lavori di tutto il mondo. E dall'altra parte, chi c'è? C'è una persona. E questo è un problema, cercare di rendere il peso, come altre cose, con la fusione fredda. Allora, la fusione fredda è stata una cosa molto divertente, che è nata per alcune misure veramente incomprensibili. E va bene. Poi ci si è lavorato sopra per 20 anni, si è visto che non usciva fuori niente. Questo è il risultato. È così. Poi ogni tanto qualcuno dice, sì, ma potrebbe esserci. Sì, sarà che potrebbe esserci. Ma sono stati investiti milioni e milioni di dollari, euro, essenzialmente in Stati Uniti, Francia e Giappone, e non è stato visto niente. E quindi, è vero, in questo momento è truffaldina, nel senso, truffaldina in questo senso. Che è vero, era una possibilità. Fosse stata possibile, magari. Però le misure ci stanno oggi. Il bolognese che dice faccio la fusione fredda è una truffa. Però è vero, è un problema, ma è il problema della comunicazione scientifica c'è, ed è vero, è così. Una grossa responsabilità ce l'ha la stampa, è vero. Io ho dei... avviene veramente spesso che noi veniamo... cioè, allora noi volevamo intervistarla su questo problema e vorremmo un parere contro, e dico, ma io sono a favore, no, allora grazie, cerchiamo un'altra persona. Qualche altra domanda per il professore? Allora la ringraziamo anche questa volta, come dicevo all'inizio, ha alzato bene, che ha reso più credibili aspetti forse non troppo chiari. Grazie a voi.